Saluto e ringrazio il Vice Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, che è qui con noi. Saluto e ringrazio due persone che ho avuto l'onore di conoscere, che mi hanno invitato a questo importante evento e ci hanno sostanzialmente aperto un po' di più gli occhi. E sono Gunther Pauli e Anders Wijkman, che sono venuti e hanno lavorato con noi. Grazie. Saluto Roberto Peccei, che ho avuto l'onore di conoscere oggi. Grazie per quello che fate. Saluto le autorità presenti e i presenti tutti. Io desidero portare il saluto mio personale e quello della città di Roma a tutti voi che vi siete riuniti qui per celebrare il 50° anniversario della fondazione del Club di Roma. Celebrare questo importante anniversario all'interno della nostra città è occasione per noi di orgoglio e soddisfazione, dato che i temi che voi proponete, sui quali lavorate da 50 anni, sono per noi assolutamente centrali e sono in sintonia con quella che è l'azione politica che stiamo portando avanti, tentando di portare avanti. Voi lo sapete bene. Soddisfazione e orgoglio che riserviamo anche al fatto che Roma è sempre più al centro di incontri internazionali anche di elevato prestigio, ponendosi come luogo di confronto, riflessione, scelte strategiche su temi di assoluta rilevanza mondiale. Benvenuti, benvenuti a Roma. Dunque, io inizio con un ringraziamento, l'ho appena accennato prima, un ringraziamento importante per il lavoro che il Club di Roma ha fatto, sta facendo e continuerà a fare e che ha consentito a diverse generazioni, inclusa la mia, di comprendere davvero la portata di alcuni temi e soprattutto di capire come fosse fondamentale coniugare i temi del rispetto dell'ambiente e quelli della crescita, che sono assolutamente coniugabili. Il Club di Roma ha inciso in maniera determinante alla nascita di un dibattito internazionale che non si ferma e non deve fermarsi sui temi dell'ecologia e dello sviluppo umano. Senza di voi, mi sentirei di dire, questo dibattito oggi non sarebbe così avanzato. E quindi davvero grazie. Ora, c'è da dire che moltissime, dalla vostra nascita, moltissime ad oggi sono state anche le provocazioni che questo importante organismo ha lanciato alla società, alla politica, all'economia. E non so quante siano state recepite, perché diciamoci la verità. Recepire quello che viene detto e pensato all'interno del Club di Roma non è facile, perché obbliga a ripensare completamente la nostra vita. Quindi l'attività che fate è fondamentale e altrettanto fondamentale è la capacità delle persone, dei governi, di assorbire, capire e iniziare a impostare un cambiamento. Il vostro think tank ha prodotto una serie di lavori estremamente importanti e interessanti e soprattutto in campo ambientale parliamo di oltre 40 rapporti, a partire dal primo del 1972 che era denominato I limiti dello sviluppo. In quel rapporto, che attirò immediatamente l'attenzione di tutto il mondo per i contenuti scioccanti, legati alle conseguenze che il nostro pianeta avrebbe avuto se fosse continuato a svilupparsi in maniera illimitata, a partire da quel rapporto abbiamo iniziato a pensare, a ripensarci. 50 anni fa eravamo sicuramente ancora inconsapevoli, oggi non lo siamo più. Eravamo inconsapevoli di quanto una crescita illimitata in un pianeta fatto di risorse scarse non fosse assolutamente tollerabile. Oggi lo sappiamo. E eravamo inconsapevoli di come anche temi quali la povertà, l'istruzione e l'inquinamento fossero connessi tra loro. Oggi lo sappiamo, abbiamo una visione più ampia, anche grazie al lavoro che avete portato avanti. E sorprende come quel rapporto del 1972 sia ancora attuale. Oggi parliamo di concetti, e in parte li avete già accennati prima, parliamo di concetti come
l'impronta ecologica. Parliamo di concetti come la crescita sostenibile in un mondo fatto di risorse scarse. Parliamo di Earth Overshoot Day. È una drammatica verità. Quest'anno sono andata a vedere il nostro giorno del sorpasso. È stato raggiunto il 1 agosto. L'anno scorso era, mi sembra, il 2, qualche anno fa era l'8 agosto. Nel 2000 l'Earth Overshoot Day era nel mese di settembre e 40 anni fa quel giorno era nel mese di dicembre. Quindi, nonostante la nostra consapevolezza e il fatto che voi ci abbiate aperto gli occhi, dobbiamo riconoscere che ci stiamo autodivorando. Purtroppo continuiamo a consumare sempre più velocemente più di quello che il nostro pianeta può offrire. Ieri è stato la giornata mondiale dell'alimentazione. Io sono stata alla FAO e tra i molti temi affrontati ce n'è uno che anche ci deve far riflettere e che riguarda sicuramente una crescita della popolazione imponente negli ultimi anni, ma un tema deve essere affrontato senza alcun indugio, quella della distribuzione delle risorse, perché paradossalmente in Italia, mi riferisco solo all'Italia, noi ogni anno sprechiamo più di 5 milioni di tonnellate di cibo e allo stesso tempo abbiamo la convivenza tra una parte di popolazione obesa e una parte malnutrita, solo in Italia. Quindi vuol dire che in teoria se noi riuscissimo a riutilizzare bene quei 5 milioni di tonnellate, noi non avremmo questa disparità. Mi riferisco all'Italia, pensiamolo a livello globale. Un altro tema sul quale sicuramente ci avete fatto aprire gli occhi è quello dell'inquinamento, inquinamento anche degli oceani e dei mari. Abbiamo un'isola di plastica galleggiante che è grande quanto uno stato nei nostri mari. Solo che non ci pensiamo perché l'isola è lontano dai nostri occhi, come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quindi beviamo la nostra acqua in bottiglia di plastica, la buttiamo ignorando dove andrà a finire. Il mondo non lo ignora, il mondo lo sa bene dove va a finire. Quest'anno abbiamo ospitato nel mese di giugno un'opera importante dell'artista Maria Cristina Finucci dal titolo Help the Ocean. Lei ha ricostruito questa scritta visibile dall'alto, ricostruito mettendo all'interno di gabbie di metallo tantissimi milioni di tappi di bottiglie di plastica. Questo è il nostro futuro, questo è il futuro che vogliamo. Questa installazione artistica è stata visibile anche di notte, è rimasta visibile per vari mesi. E credo che anche questi contributi siano importanti perché ci devono far capire che cose lontane da noi sono in realtà molto vicine e addirittura, dirò di più, siamo noi la causa di questo. E allora, quando io dicevo che la vostra attività è importantissima, ma se noi per primi non siamo in grado di accoglierla, è difficile, no? Tant'è vero che stiamo consumando sempre più rapidamente le nostre risorse. Allora dobbiamo iniziare a capire che siamo noi i primi responsabili delle nostre azioni e del nostro futuro. Voi lo avete capito, noi come governi stiamo cercando di intraprendere politiche che coinvolgano i cittadini. Nessuna politica, per quanto avanzata, per quanto seria, per quanto scientificamente determinata, può avere effetto se i cittadini per primi non la mettono in pratica. Rimangono regole scritte o rimangono regole che galleggiano nell'aria. Poi ciascuno di noi deve convincersi, quando facciamo la differenziata, ciascuno di noi deve convincersi a casa a iniziare a separare. E allora è importante quello che voi fate ed è importante cercare di sensibilizzare il più possibile i cittadini, perché sono loro, siamo noi, i primi fautori. Ed è difficile, questo ve lo voglio dire, questa è la sfida più grande. È difficile perché quello che voi dite, che è impattante, determina e implica un cambiamento nella nostra vita. E allora siamo tutti d'accordo quando parliamo di grandi temi, ma quando noi per primi dobbiamo rinunciare a un pezzetto della nostra vita, c'è qualcuno che è meno d'accordo.
Però questa azione che fate, che portate avanti, non deve fermarsi, deve continuare. Noi dobbiamo continuare ad applicare, ad attuare quello che voi in qualche modo studiate, quello su cui voi dibattete. Noi siamo orgogliosi di far parte di questo club, di far parte di questo importante consesso, perché possiamo attingere a piene mani dalla vostra ricerca, dal vostro lavoro, e continueremo in tutti i modi a tentare di applicare quello che voi dite, a far capire ai nostri concittadini che noi abbiamo le chiavi per la nostra salvezza, per la salvezza della nostra terra, che a quanto mi risulta oggi è la nostra unica casa. È la nostra unica casa. Lo dobbiamo fare per noi? Un po' sì, con un po' di sanissimo egoismo sì, per noi, per i nostri figli, per i figli dei nostri figli. Io vi ringrazio per quello che fate, per quello che fate per noi e per quello che fate per quelle persone che ancora non capiscono l'importanza di quello che fate, permettetemi il paradosso. Perché se saremo in grado di cambiare, ne beneficeranno tutti, veramente tutti. Grazie.